Ora Grazie a si Dio. registrerà la conferenza. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti al Consiglio Comunale di questa sera. Abbiamo quattro punti all'ordine del giorno. Il primo riguarda l'approvazione dei verbali di due sedute consiliari. Gli altri due punti riguarderanno delibere di consiglio relative alla legge regionale sulla rigenerazione urbana. Ci sarà con noi, ed è qui presente, l'architetto Redaelli, che ringrazio sin d'ora per la partecipazione, che ci illustrerà le due delibere, ed infine ci sarà la risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Veduge domani. Direi di cominciare la seduta e lascio la parola al segretario comunale per l'appello. Grazie. Grazie Sindaco. Di Tonghi Luigi, degli Presente. Agosti Augusto. Presente. Ciceri Giovanni. Assente. Assente giustificato. Roncalli Elisabetta. Presente. Riva Luca. Presente. La notte Davide. Presente. Di Gioia Luciano. Presente. Cosentini Francesco. Sì, sono presente. Besana Valentina. Presente. Molteni Maria Antonia. Presente. Dozio Marco. Presente. Corti Maria Ambrogia. Presente. Mundo Daniela. Presente. Grazie Sindaco, siamo in 12. Bene, grazie. Direi di cominciare col primo punto all'ordine del giorno, che è approvazione verbali sedute consiliari del 22 dicembre 2020 e dell'11 gennaio 2021. Se ci sono osservazioni in merito. Da parte nostra no, Molteni. Bene, quindi se non ci sono osservazioni in merito direi di passare alla votazione. Prego, segretario. Di Tonghi Luigi. Favorevole. Degli Agosti Augusto. Favorevole. Ciceri Giovanni. Non c'è. Roncalli Elisabetta. Favorevole. Riva Luca. Favorevole. La notte Davide. Favorevole. Di Gioia Luciano. Favorevole. Cosentini Francesco. Favorevole. Besana Valentina. Favorevole. Molteni Maria Antonia. Favorevole. Dozio Marco. Favorevole, volevo solo ricordare che c'era un punto dove l'assessore Roncalli si era impegnata poi a farci avere una risposta. Non so se più avanti nel consiglio può darcelo in merito alla prescrizione ICI. Grazie. Durante il voto si può parlare. Corti Maria Ambrogia. Favorevole. Mundo Daniela. Favorevole. 12 favorevoli, unanimità, Sindaco. Bene, grazie. Ecco, non so relativamente all'appunto che faceva il consigliere Dozio se eventualmente dobbiamo entrare nel merito successivamente se invece andiamo avanti con l'ordine del giorno No, e poi. no, Sindaco Dozio, siccome non c'è nessuna osservazione sui verbali, ma era rimasta aperta quella questione, dicevo, la ricordavo, poi magari per me può essere detta anche più avanti senza Ah. problemi, assolutamente, Va assolutamente. bene, ok. Dire, Grazie. era relativa all'ICI, giusto, Marco?
Sì, era il punto dove avevi detto anche nel verbale, approfondirò col responsabile del servizio in merito al termine di prescrizione. Grazie. Infatti avevo chiesto e l'avrei portata alla prossima magari variazione di bilancio. Bene, prendo atto, ok? Bene, grazie. Ecco, io passerei a questo punto al secondo punto all'ordine del giorno. In realtà il secondo e il terzo punto all'ordine del giorno riguardano adempimenti relativi alla legge regionale 18-2019 sulla rigenerazione urbana. Io a questo punto lascerei la parola all'architettore Daelli che ci farà un cappello, una spiegazione andando a toccare, perché sono due delibere che comunque diciamo, riguardano lo stesso argomento, quindi ci farà una relazione unica, lei illustrerà tutti e due, dopodiché se ci sono domande le faremo e faremo poi due votazioni separate. Quindi lascio la parola all'architettore Daelli, grazie. Buonasera. La presenza del segretario mi costringe a dire le cose diversamente da ieri sera, perché eravamo in altro consiglio comunale. Per cui, per non annoiarlo, cercherò di ridire le cose sulla legge 18-19 in un modo un po' diverso da ieri sera. Però devo premettere, come ieri sera, che la legge 18 è la conseguenza logica delle leggi precedenti, la 16 del 2014, la 31 del 2014, quando il legislatore ci ha detto basta consumo di suolo, della 16 del 2017, quando ci ha detto non solo basta consumo di suolo, ma anche riduzione del consumo di suolo. Per cui ci si è posti la domanda e quindi cosa facciamo? Recuperiamo il patrimonio edilizio esistente e rigeneriamo gli insediamenti esistenti. Questo è l'obiettivo, cioè la conclusione logica di un iter legislativo che con la 18 si chiude almeno per ora. Le due delibere di cui state parlando sono. Architetto, le si è spento il microfono. Riattivi il microfono. Ecco, adesso è riattivato. Le due delibere di questa sera sono la conseguenza logica di questo quadro legislativo. La prima delibera è relativa al recepimento delle due DGR 11-3508 e 11-3509, che sono state assunte dalla Giunta regionale il 5 agosto del 2021, del 2020, e c'era l'obbligo di adempiere al recepimento di queste due delibere entro il 14 novembre dell'anno scorso. Non mi ricordo se il Consiglio Comunale l'aveva già deliberato, questa no, Sì. l'aveva già deliberato. E l'aveva deliberato un po' all'oscuro di quello che si sarebbe successo successivamente, in particolare per quanto riguarda i bandi emanati dalla Regione per il finanziamento sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione dei borghi storici di interesse storico-culturale, di interesse turistico-culturale. Nella precedente versione di questo recepimento della Giunta regionale, mi pare che avevamo dato per scontato di accettare l'incremento del 20% degli indici di edificabilità previsti dal PCT, escludendo non tanto delle zone, ma degli edifici per i quali non era previsto questo incremento, come gli edifici vincolati ai sensi del decreto legge 42 del 2004, piuttosto che per gli edifici che sono già in ambiti. Architetto, scusi, si è spento un'altra volta il microfono. E allora lo devo tenere sotto osservazione. Mentre sulla prima delibera non c'era stato, credo, almeno dal mio punto Architetto, scusi, ci sono sempre problemi col microfono, sembra che si accende e si spenga. Non so se riesci a tenere il pulsante, non so. Ecco. È come se si accendesse e si spegnesse in continuazione. Adesso si è proprio spento del tutto. Allora,
Adesso ecco, riprovo. Ok, sembra a posto. No, non è a posto. Perché mi hanno detto. Ma adesso è acceso. Adesso dovrebbe essere a posto. Allora, vedo di parlare più sottovoce. Si spaventa. No, dicevo che la delibera che ha creato più problemi a livello amministrativo è stata quella dello sconto sul contributo di costruzione. Per cui nella precedente versione avevamo previsto che sì, venivano applicati le percentuali di sconto relative alle azioni incentivanti di cui era allegato A della delibera 11/3509 per la parte di volume che corrispondeva all'incremento volumetrico previsto dalla DGR precedente. Mentre per la rimanente parte del volume di progetto si applicavano le percentuali di queste azioni incentivanti dedotte una quota del 5% per salvaguardare un po' il bilancio comunale. A fronte di questa scelta legittima, perché la Regione consentiva di rimodulare la delibera della Giunta regionale a livello locale, è uscito il bando regionale per i contributi sulla rigenerazione urbana. In questo bando è previsto un punteggio, sono previsti 80 punti in riferimento alla coerenza dell'intervento proposto rispetto alla strategia di rigenerazione attuata dal Comune, e gli altri 20 punti erano in funzione della delibera di recepimento. In particolare venivano assegnati 15 punti se la delibera veniva accolta così com'è oppure veniva modificata come il Consiglio Comunale sarebbe piaciuto, avrebbe potuto fare. Oppure veniva invece aumentato questo punteggio a 18 punti se la delibera di Consiglio Comunale andava nella direzione della delibera della Giunta regionale, aumentando la percentuale anche di un solo punto. Per cui, avendo deciso il Comune di Veduggio di partecipare al bando sulla rigenerazione per evitare che gli manchino quei 3 punti che potrebbero essere decisivi nell'assegnazione del contributo, ho suggerito, anche su suggerimento del funzionario della Regione, di modificare quella delibera precedente che penalizzava, tra virgolette, il recupero del patrimonio edilizio esistente, per cui nella proposta di cui state discutendo stasera c'è un incremento dell'1% delle percentuali previste dall'allegato A, che non fa differenza a livello di entrate sul contributo di costruzione, però fa differenza a livello di... Fermo restando l'obiettivo di fondo di questa delibera, di agevolare in ogni caso il recupero del patrimonio edilizio, anche a costo di azzerare il contributo di costruzione, perché la Regione dice è meglio che i cittadini dispongano di quelle risorse che dovrebbero versare al Comune per quanto riguarda i contributi, ne possono disporre direttamente per poter migliorare la qualità degli interventi. Siamo nell'ipotesi di preferire una qualità diffusa prodotta dai singoli cittadini piuttosto che una qualità mirata da parte dell'amministrazione, la quale l'amministrazione avrà altri modi per... Ancora il microfono, architetto, ancora il microfono. Cita, mi è stato detto, basta aumentare gli oneri di urbanizzazione come se fosse così semplice. Questa è la prima delibera. La seconda delibera invece è una delibera più corposa, perché va a fare un esame sostanzialmente al PGT vigente per verificare se questo PGT vigente è conforme a quelli che sono gli obiettivi della legge 18-19, cioè l'obiettivo di promuovere rigenerazione urbana e territoriale finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente. Per cui è un po' un esame di quanto prodotto dal PGT per rispondere a una serie di domande. La prima domanda: avete previsto gli ambiti di rigenerazione? Avete agevolato questi ambiti di rigenerazione dal punto di vista procedurale? Avete previsto degli incentivi perché questi ambiti possono essere attuati con un certo sgravio? Avete vincolato questi ambiti a determinate destinazioni d'uso? Avete lasciato un margine di libertà per consentire all'operatore di proporre le sue destinazioni d'uso una volta escluse
le destinazioni non compatibili con la zona. Infine, l'altra domanda che ci viene chiesta è stata quella di: avete prodotto, oltre all'azionamento, uno schema insediativo che vi consente di che consente all'operatore di capire meglio quello che il PCT prevede? Ed infine, l'ultima domanda: avete facilitato l'indifferenziazione della destinazione d'uso? Ho detto di questi sei obiettivi, li esemplifico su un tema che è all'ordine del giorno del Comune di Veduto, la ex Puricelli, per intenderci, è un'area dismessa. Come è classificata nel nostro PCT? Non è un ambito di trasformazione, perché prima che fosse adottato il PCT era stato presentato un programma integrato di intervento che il Comune aveva l'obbligo di recepire in quanto tale, per cui non l'abbiamo classificata. A fronte del fatto che la convenzione non sia stata sottoscritta o comunque è decaduto il piano attuativo, la norma di piano prevede che comunque a questo punto l'intervento sull'ex Policelli rientri tra gli ambiti di trasformazione e quindi venga predisposto sulla base di quanto previsto dal documento di piano, ad esempio facendo perequazione, cosa che allora formalmente non era previsto, anche se poi nei fatti era stata attuata. E fin qui la legge 18 non ci dice altro, fin a qui la legge 18 non c'entra, c'entra il PCT. Se per ipotesi per quell'ambito venisse proposto un ambito di trasformazione e quindi rientrasse tra gli ambiti di rigenerazione urbana previsti dalla legge 18, l'operatore può usufruire dell'incremento del 20% degli indici, dell'indice che è pari al volume esistente o ASL più esistente, un incremento che però non è gratis, ma è un incremento che l'operatore si deve conquistare facendo le azioni di qualità previste dalla DGR 3509, che dice: a fronte di queste azioni incentivanti puoi ottenere uno sconto fino ad esaurimento del contributo di costruzione. Quindi in questo caso scatta anche per quell'intervento questo meccanismo di incremento a fronte di azioni incentivanti, ed è la prima incidenza della legge 18 su questo ambito, perché è un ambito finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche se si fa ristrutturazione urbanistica o quantomeno si demolisce e si ricostruisce in modo diverso. E questo è una prima conseguenza dell'attuazione della legge 18 sull'ambito BSUX. Tenete presente che i nostri BSUX, sia quelli della B di completamento, SU per servizi urbani, sono previsti sia nel documento di piano come ambiti di trasformazione uguale ambiti di rigenerazione urbana. Sono previsti anche nel piano delle regole, nella misura in cui si riteneva che quegli ambiti BSU fossero relativi ad insediamenti che non erano ancora maturi per essere dismessi, per intenderci. Per cui si lasciavano vivere e si lasciavano vivere le attività che erano in corso su quegli ambiti. Questo per quanto riguarda il primo punto, per cui l'ambito BSU X ex Policelli rientra a tutti gli effetti tra gli ambiti di rigenerazione. Dopodiché, dovesse presentarsi in comune dal geometra Galbiati qui presente per chiedere cosa posso fare, vale la spiegazione di sempre: l'azionamento che colora quell'area in un certo modo, la norma che prevede su quell'area determinati indici, però nulla più. Un operatore un pochino sprovveduto potrebbe trovarsi a disagio, potrebbe non capire da muratore cosa può fare, cosa può costruire. A questo punto la legge 18-19, o meglio quello che la regione intende per legge 18, ci chiede di produrre altri ulteriori studi di fattibilità, che noi nel capitolo 5 del documento che è stato distribuito, sempre per l'area Puricelli. Micro, architetto. No, adesso funziona, prego. Nel capitolo 5 abbiamo esemplificato cosa il piano regolatore, il piano di governo del territorio
intende con quella norma e con quell'azionamento. E l'abbiamo esemplificato in uno schema insediativo a corte, tenuto presente che siamo a ridosso del centro storico di Vedugio, in cui sono individuati degli edifici proposti a U, però uno diverso dall'altro, e oltretutto abbiamo previsto un plano volumetrico nel tentativo di inserimento di questo edificio nel suo contesto per vedere se era un po' un pugno nell'occhio oppure poteva funzionare. Questo schema insediativo che viene proposto ovviamente potrà essere modificato, potrà essere rivisto in sede di progetto edilizio, perché la scala di esame che si ha a livello urbanistico è la scala di un 1000 o di un 2000 o di un 1000 al massimo, e non è la scala della scala 1 a 100 o la scala 1 a 50 di un progetto edilizio, per cui ovviamente bisogna lasciare spazio al progetto edilizio per approfondire questo tipo di progetto. Però dà un'indicazione di quello che si vorrebbe fare. Qual è l'indicazione di questo schema? Beh, intanto le zone BSU sono comprese in quello che viene chiamato nel nostro PGT ambito di riqualificazione, che corrisponde agli ambiti di rigenerazione territoriale, cioè non riferiti a un punto del territorio, ma riferiti a tutto il territorio o una parte di esso. Qual è l'ambito di riqualificazione a cui appartiene l'ambito BSU? È i nuovi centri urbani. Cosa significa? Si vuole cogliere l'occasione di rigenerare questi insediamenti grandi, grossi, importanti, per creare dei punti di aggregazione a livello sociale, economico e quant'altro. Cioè, non è il solito condominio che chiuso il portone d'ingresso o la porticina d'ingresso rimane isolato dal resto del paese, è un insediamento che si apre in questo caso su una corte, disimpegnato da un porticato, sul quale porticato possono prospettare dei negozi, delle attività, e quindi divenire con la piazza, con la torre, con il porticato un punto di aggregazione sociale laddove magari non esiste un'occasione di questo tipo. Ecco, in questo caso cosa significa quello schema che si è prodotto? Si vuole suggerire che non sia la soluzione di questo planimetrico un condominio che si chiude le porte alle spalle e chi c'è dentro bene e chi c'è fuori rimane fuori. No, è una tipologia aperta che dialoga con il territorio circostante. Questa esemplificazione ci consente di rispondere in modo più coerente all'altra domanda: ma quali agevolazioni voi avete proposto perché questi ambiti di rigenerazione possono essere attuati nel migliore dei modi? Noi nel nostro PGT diciamo una cosa logica, diciamo che possono questi ambiti, come Puricelli, attuati non soltanto tutta una volta, ma possono essere anche attuati per parti, sulla base di uno schema generale concordato. Qual è lo schema generale concordato? Se nessuno lo volesse rivedere, potrebbe essere quello di cui abbiamo parlato prima. È uno schema che fa giustizia su qual è il volume, su quanto è lo standard da cedere e quant'altro. In risposta all'altra domanda di quale agevolazione, io posso sì dire il mio piano prevede la possibilità di attuare per parte questi ambiti, ma consente anche di individuare dei lotti funzionali, cioè quell'edificio che avete visto al capitolo 5 non è fatto in un pezzo unico, è fatto di più edifici, per cui ci può essere individuato il lotto A, il lotto B, il lotto C, per cui si può partire con lotto A come lotto funzionale, il quale cederà quello che dovrà cedere e realizzerà in modo conforme a quello che è lo schema insediativo che verrà concordato tra l'operatore e l'amministrazione, perché alla fine l'intervento abbia una sua logica. Questo per quanto riguarda la terza domanda. La quarta domanda, che tende a scardinare, io dico un po' l'urbanistica tradizionale, quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, è quella della indifferenziazione delle destinazioni d'uso. Cosa dice la regione? Cosa che non ci avevo mai permesso quando andavamo a elemosinare il parere di
congruità dei nostri requisiti in regione, mai e poi mai avrebbero consentito una cosa di questo tipo, però facendo la legge ce lo impongo. Cioè, una volta detto che in una zona residenziale la destinazione principale è la residenza, che le destinazioni complementari sono gli uffici, i negozi e quant'altro, che si esclude l'attività produttiva, una volta esclusa l'attività produttiva si può fare al 100% la destinazione, una delle destinazioni ammesse, sia quella principale che quella complementare. Cioè, cosa significa? In una zona residenziale io posso fare un edificio da uffici. In questo caso mi salvo in corner, in quanto facendo un piano attuativo prendo atto che sono uffici e non residenze, e quindi verifico lo standard. Ma in una versione diversa, che è quella relativa agli usi temporanei, per cui la regione dice laddove il piano, come nel nostro caso, prevede che debba esistere una percentuale di compatibilità di destinazioni ammesse, 30% nel settore nella residenza e 40% nel produttivo, io questa percentuale del 30% la posso variare, fare di più, senza, dice la legge regionale, adeguare lo standard, cosa che anche in questo caso non era ammesso. Perché? Perché il PGT si fonda su destinazioni certe per poter quantificare il fabbisogno di standard, per cui se io non do delle destinazioni certe, devo mettere in piedi un meccanismo di controllo in fieri di questo problema. Sostanzialmente, con la soddisfazione personale, ritengo che il nostro piano è ben attrezzato per quanto riguarda l'avvio della strategia di rigenerazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente. Con questi accorgimenti della legge 18-19, diciamo che può operare alla grande in questa direzione. In particolare, si parla di rigenerazione degli insediamenti esistenti e anche di recupero del patrimonio edilizio esistente. In questo caso il nostro PGT, come ormai tutti i PGT, prevedono nel caso degli insediamenti di interesse storico, insediamenti antecedenti al 1888, delle analisi più puntuali che consentono alla fine di proporre per ogni edificio una modalità d'uso. Questo cosa significa? Che il recupero del patrimonio edilizio esistente di valore storico all'interno dei centri storici potrebbe non essere più fatto con i famosi piani di recupero, per cui se tutti non erano d'accordo non si partiva mai, ma potrebbero essere fatti individualmente per singole unità immobiliari, a condizione che si rispetti la modalità di intervento proposta dal PGT e che si operi a salvaguardia della tipologia dell'edificio in cui quella unità è inserita. Per cui alla fine, operando tutti nello stesso modo, quell'edificio verrà recuperato in modo equilibrato, in modo piacevole. Questo per quanto riguarda la BSU X, che mi pare diciamo un ambito di grande attualità. Poi, come dicevo prima, tutta questa operazione è finalizzata alla richiesta di contributo, no? Che verrà proposta per il 12 di marzo. La proposta viene fatta sull'edificio attualmente municipio, che andrà a scadere quando il nuovo municipio sarà pronto. Per cui viene proposto, mi risulta che la soprintendenza ha posto un vincolo che non debba essere demolito, per cui bisogna provvedere a una sua destinazione. Poi lascio la parola al sindaco su cosa è previsto. Per cui in questo caso è stato individuato un ambito di rigenerazione che comprende la zona a destinazione pubblica, il futuro ex municipio e il nuovo municipio, l'edificio, la fabbrica antistante l'attuale municipio, indicata anche quella in zona BSU, per cui quell'area, nella ipotesi che venga cessata l'attività il più tardi possibile, perché l'urbanistica non può accelerare la dismissione
di aziende che magari funzionano. Quindi quando dovesse succedere che questa fabbrica fosse dismessa, la previsione è che anche quella diventi una zona, che quella essendo una zona BSU non si potrà più proporre un'attività produttiva, ma occorrerà operare nell'ambito della residenza o delle attività complementari alla residenza. Per cui noi abbiamo individuato un ambito di rigenerazione che comprende la parte pubblica con la parte privata. Il tema in questo caso è anche di come accostare tra di loro i volumi, anche qui c'è un'ipotesi che non è diciamo vincolante, no, cioè non è che ho fatto un lavoro inutilmente, è una proposta indicativa che potrà essere approfondita, come dicevo prima, alla scala del progetto. Questa individuazione ci consente di partecipare al bando proponendo, io l'ho chiamato risanamento conservativo dell'edificio, dicendo che questo intervento è coerente con l'ambito di rigenerazione più esteso a comprendere gli edifici del contorno. Ecco, questo è una conseguenza logica, perché una volta tanto la legge 18-19, oltre che prevedere delle cose, oltre che legiferare, ha anche reso disponibile delle risorse per avviare la... È una prima legge che consente questo finanziamento. In origine era prevista nella legge 1 milione di euro, a fine anno questo 1 milione di euro è stato riportato nel bilancio regionale ed è stato finanziato questo bando per l'avvio della rigenerazione, un bando che è di 2 annualità, uno quest'anno e l'anno prossimo. Ecco, bisogna arrivare a queste scadenze con dei progetti, perché altrimenti si rischia di accelerare i tempi e poi magari di non ottenere il risultato sperato. Niente, ho cercato di spiegare i contenuti e di esemplificarli su degli esempi concreti. Se ci fossero delle domande, cerco di rispondere. Grazie. Grazie mille, architetto. Ringraziamo l'architetto Redaelli per la chiarezza espositiva e ci ha spiegato in modo chiaro qual è la finalità di queste due delibere del Consiglio Comunale. Ecco, chiaramente, ecco, solo una piccola parentesi, l'amministrazione, credo tutti noi siamo d'accordo sul fatto che comunque dovremo e incentiveremo in qualsiasi modo il più possibile il recupero del tessuto esistente, perché e quindi andremo a disincentivare, anche magari incentivando, come ho detto adesso, il recupero del patrimonio edilizio esistente, la nuova edificazione e il consumo del territorio. Direi che sulla base di quello che ci ha raccontato l'architetto, adesso non so se ci sono delle domande specifiche, magari o l'amministrazione o l'architetto Redaelli, daremo una risposta, insomma, spero chiara. Prego. Sì, Molteni, magari comincio io e poi se qualche altro consigliere vuole intervenire della minoranza. Allora, premetto una cosa che vale per entrambe le delibere o comunque per l'argomento in sé. Vabbè, è sempre piacevole ascoltare l'architetto Ridaelli nel suo insieme e nel quadro complessivo, per cui anch'io lo ringrazio, perché ti permette di inquadrare questo argomento in una dimensione organica, insomma, ecco, per cui sicuramente, e di leggere quello che è il PGT attuale all'interno di questa possibilità e trasformazione. Dall'altra però, appunto, noi ci troviamo stasera a valutare comunque, al di là delle delibere precedenti dove ci siamo espressi rispetto all'incremento della volumetria piuttosto che allo sconto sulla costruzione, sugli oneri di costruzione, ovviamente in una dimensione un po' differente,
con 3 giorni per approfondire l'argomento e chiaramente con una serie di dubbi, incertezze o comunque di necessità di approfondimento, soprattutto perché andiamo a cercare di collocare, a individuare dei piani di fattibilità ovviamente ben illustrati dall'architettore Daelli, che può essere che appunto siano tutti d'accordo che quella è l'unica soluzione, però ovviamente oggi non siamo nelle condizioni di dire l'abbiamo valutato in modo attento e con tutte le specifiche, perché lo vediamo stasera, insomma, ecco. Per cui questo sicuramente è una premessa per entrambe e che quindi poi nello specifico una domanda era sicuramente, ma era già implicita nella spiegazione complessiva, quanto queste modifiche o comunque questo il recepimento della norma di rigenerazione all'interno dello strumento attuale del PGT, quindi andare a declinare meglio sulle BSU esistenti come potrebbe essere in futuro, ovviamente quanto sono vincolanti, però mi sembra di aver capito dall'architetto Redaelli che sono fattibilità, che comunque quello che prevale è già un PGT, come avevamo specificato anche noi quando si è trattato di questo argomento, già un PGT che contempla comunque nella sua completezza già una serie di limiti, di possibilità e di quasi antesignano un po' di questa normativa che ovviamente ci vede assolutamente favorevoli rispetto al pensare e al ripensare comunque le aree dismesse, anche solo la singola abitazione. Adesso io stavo un po' curiosando rispetto a tutte le annotazioni del progetto allegato, della proposta allegata. E quanto questi appunto possono essere la singola costruzione come un'intera area, che è quella del Porricelli, che ovviamente pesa sul paese e su tutta la situazione. Ovviamente sbloccando quella o comunque un'ipotesi che può agevolare, permetterebbe proprio di anche di generare degli interessi, insomma, no? Visto che comunque è una situazione che va sbloccata, che sicuramente richiede una riflessione, e probabilmente questo è il momento giusto, proprio anche per dare delle indicazioni ai potenziali interessati a quest'area. Dall'altro, ovviamente, la prendergli, vabbè, ieri abbiamo fatto preconsiglio rispetto all'ipotesi del municipio vecchio, chiamiamolo così, quindi sicuramente un po' nell'ottica ci vedeva un po' coinvolti nell'amministrazione precedente, dove ero sindaco e dove avevamo ipotizzato ovviamente un recupero anche di quell'edificio in funzione proprio di un'area integrata, quindi pubblica e privata, per cui anche l'idea che appunto il capannone possa diventare anche integrata in quell'area per un recupero successivo, sicuramente interessante. Per cui non sono domande specifiche. Era diciamo, un rammarico complessivo rispetto ad un argomento così importante, l'essere qui stasera, ovviamente non aver potuto farci un ragionamento precedente, anche solo in commissione, anche solo ovviamente con lo stesso architetto Redaelli, e fare un ragionamento complessivo, perché ritengo, dicevo ovviamente anche al sindaco, come sia importante questi passaggi anche in un futuro, no? Perché sono i primordi anche per l'applicazione dell'Agenda 2030, dei 17 goal, già qui prima dicevamo comunque rispetto ad alcuni criteri, quello di tenere insieme il sociale, il produttivo, il commerciale, quindi diciamo il vivere complessivo, per cui sicuramente l'integrazione pubblico-privato e tutti questi elementi. Per cui oggi prendiamo atto di questi contenuti che sono stati sicuramente molto interessanti, che richiederebbero anche un approfondimento ulteriore.
Grazie. Grazie. Se ci sono altri interventi, altre richieste di chiarimento. Se non ce ne sono, io a questo punto direi potremmo passare alla votazione e la dividiamo naturalmente la votazione nelle due delibere così come sono state delineate. Sì, e magari salutiamo l'architetto prima di votare, magari. Ah. Ero abituato a uscire io quando si votava. No, vi saluto. Grazie mille architetto di tutto. Grazie a voi. Buonasera. Grazie. È sempre un piacere. Grazie. Buonasera. Buonasera. Chiedo scusa sindaco, magari faccio la dichiarazione di voto prima della chiamata nominale. Per cui se nessun altro dei miei colleghi vuole aggiungere altro, noi ci asterremo in entrambi i casi, per cui faccio una dichiarazione congiunta proprio per le motivazioni che dicevo prima, non certo in merito, perché sicuramente ci vede favorevoli a tutto questo percorso di revisione, però appunto ci sono una serie di dubbi, di incertezze, e avremmo voluto approfondire meglio tutta la situazione, per cui ci asteniamo rispetto alle scelte anche contenute. Bene, grazie. Quindi io passerei alla votazione della delibera di consiglio comunale numero 2, che è legge regionale numero 18/2019 di rigenerazione urbana e territoriale, attuazione in linea tecnica delle delibere di giunta regionale del 5/8/2020. Prego, segretario. Grazie. Di Tonghi Luigi. Favorevole. Degli Agosti Augusto. Favorevole. Roncalli Elisabetta. Favorevole. Riva Luca. Favorevole. La Notte Davide. Favorevole. Di Gioia Luciano. Favorevole. Cosentini Francesco. Favorevole. Besana Valentina. Favorevole. Molteni Maria Antonia. Astenuta. Dozio Marco. Astenuto. Corti Maria Ambrogia. Astenuta. Mundo Daniela. Astenuta. Allora, sindaco, abbiamo 8 favorevoli e 4 gli astenuti. Astenuti sono Molteni Maria Antonia, Dozio Marco, Corti Maria Ambrogia e Mundo Daniela. Bene, grazie. A questo punto allora passerei alla votazione del punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione e adempimenti comunali previsti dalla legge regionale numero 18 del 26 novembre 2019. Prego, segretario. Di Tonghi Luigi. Favorevole. Degli Agosti Augusto. Favorevole. Roncalli Elisabetta. Favorevole. Riva Luca. Favorevole. La Notte Davide. Favorevole. Di Gioia Luciano. Favorevole. Cosentini Francesco. Favorevole. Besana Valentina. Favorevole. Molteni Maria Antonia. Astenuta. Dozio Marco. Astenuto. Corti Maria Ambrogia. Astenuta. Mundo Daniela. Astenuta. Abbiamo 8 voti favorevoli e 4 astenuti. I 4 astenuti sono Molteni Maria Antonia, Dozio Marco, Corti Maria Ambrogia e Mundo Daniela. Sindaco. Bene, grazie. Siamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Reduggio Domani in merito all'ipotesi di localizzazione della nuova sede della Protezione Civile. Ecco, leggo l'interrogazione, poi magari se prima della risposta ce la fare, la leggo prima. Ok, perfetto.
Allora, oggetto interrogazione. Con la presente interrogazione, per la quale si chiede risposta verbale nel primo consiglio comunale che verrà convocato a partire dalla data di protocollo della presente, si chiede, in merito all'ipotesi di localizzazione della nuova sede della Protezione Civile, di conoscere maggiori dettagli, in particolare le alternative di localizzazione prese in esame, le relazioni tecniche inerenti alle alternative prese in esame, la documentazione a supporto del processo decisionale di localizzazione. Richiamiamo in questa sede la nostra richiesta in merito ad una maggiore trasparenza e tempestività nel comunicare le decisioni urbanistiche che incidono sul nostro territorio. Eventuale rendicontazione in sede di apposita commissione permetterebbe un corretto approfondimento e la raccolta verbale dei nostri contributi, sempre finalizzati al miglioramento degli interventi proposti. Lista civica Vedugio domani, firmato consiglieri Maria Antonia Molteni, Marco Dozio, Maria Ambrogia Corti, Daniela Mundo. Vedugio Concolzano, 22 febbraio 2021. Se c'è un ulteriore commento prima della mia risposta, prego. Direi appunto proprio poche righe esplicite, vorremmo condividere qua in Consiglio Comunale proprio il processo che ha portato, visto che l'abbiamo saputo sui giornali piuttosto che nell'ultimo Consiglio, forse si era detto qualcosa. No, no, era Nell'ultimo sulla consiglio, stazione ferroviaria, no, era ma solo forse sulla sì. stazione ferroviaria, per cui il discorso è, come abbiamo specificato, siccome una scelta anche importante di localizzazione e via dicendo, quindi chiediamo il percorso che ha portato all'individuazione lì e se non c'erano alternative. Sì, ecco, su questa questione. Ci siamo mossi con Regione Lombardia, in particolare attraverso il consigliere regionale Corbetta, che è molto presente sul nostro territorio, in riferimento a questa specifica esigenza relativa alla realizzazione di una nuova sede del gruppo di protezione civile Vedugio Renate. È un gruppo intercomunale di cui Vedugio è il comune capofila. Attualmente la sede della Protezione Civile è una sede chiaramente inadatta, il gruppo di Protezione Civile ha una sede amministrativa presso un locale del centro sportivo, e mentre forse qualcuno dovrebbe spegnere il microfono perché sentono Di degli Agosti può spegnere il microfono, grazie. Dicevo. Mentre la sede operativa, se così si può chiamare, è presso la scuola, presso le scuole elementari, dove di fatto ci sono il deposito di tutti quelli che sono i mezzi della protezione civile. È chiaro che la protezione civile ha necessità di avere una sede adeguata. Noi tutti sappiamo e abbiamo visto il lavoro che hanno fatto in tutti questi anni. E soprattutto il lavoro che è stato fatto in questo ultimo anno, relativo anche all'emergenza, e non solo, ma anche all'emergenza Covid. Ci sembrava giusto muoverci presso Regione Lombardia a fine di capire se ci fosse la possibilità di avere dei finanziamenti per poter realizzare questa nuova sede. Quindi, gli studi che di fatto non c'è ancora adesso un vero progetto definitivo della sede della Protezione Civile. Sono stati individuati alcune ipotesi di aree di intervento. La prima era diciamo, presso il centro sportivo, quindi l'area a verde che c'è dietro il campo, diciamo, gli spogliatoi del campo pluriuso. Questa era un'ipotesi. La seconda ipotesi che è stata vagliata era l'area che c'è, l'area verde che è a nord delle scuole elementari, quindi il giardino delle scuole elementari che ha a
anche un accesso da via Michelangelo, lo sapete, via Michelangelo è Michelangelo a fondo chiuso, e ha un cancello che dà presso quest'area verde nelle scuole elementari. Ed infine l'area che poi credo sia quella che è stata un po' da me tutti pensata come collocazione definitiva, è l'area invece posta di fronte alle scuole elementari. Di fronte alle scuole elementari c'è un'area verde di proprietà dell'amministrazione, di fianco al condominio costruito, diciamo, una decina di anni fa o 8 anni fa, dove sotto c'era la palestra di fisioterapia, insomma. In quell'area si è pensato di collocare la nuova sede della Protezione Civile. Vi era stata già comunicata, come diceva il consigliere Molteni, non mi ricordo neanche io se era nell'ultimo consiglio o nel penultimo, ma probabilmente il penultimo, che Regione Lombardia aveva finanziato quest'idea di progetto con un contributo a fondo perso di 100.000 euro. Adesso c'è stato appena comunicato in questi giorni che l'iter si è avviato, quindi dovremmo far relazionare su questo intervento, quindi portare avanti le schede, i progetti, eccetera. E proprio questo è il momento di partire con la progettazione, definire tutto, e quindi chiaramente sarà coinvolta la commissione urbanistica per visionare quelle che saranno le idee progettuali che stanno nascendo dall'ufficio tecnico, perché l'idea è quella di fare un progetto in house, come si dice, quindi gestito direttamente dall'ufficio tecnico, e quindi esternalizzare eventualmente solo quelle prestazioni professionali che non sono all'interno dell'ufficio tecnico. Quindi dicevo, è arrivata la conferma del finanziamento di Regione Lombardia, e in questi giorni dovremmo dare atto a quelle che sono tutte quelle che sono le parti progettuali barra burocratiche per poter ottenere questo finanziamento e procedere alla realizzazione, speriamo, a breve termine, nel giro, insomma, dell'anno prossimo, ecco, della nuova sede della Protezione Civile. La collocazione pensata è quella che si è, dicevo, che si è definita. È stata fatta anche chiaramente in collaborazione con proprio la Protezione Civile, nel senso che non è stata una scelta dell'amministrazione, punto, ma è stata coinvolta la Protezione Civile proprio per capire quali erano le loro esigenze, quella che per loro era la collocazione migliore, e per tutta una serie diciamo, motivazioni, la scelta è andata sull'area a cui ho detto in precedenza. Quindi questo è stato un po' l'iter, e adesso predisporremo un po' tutta la documentazione per poter procedere, e coinvolgeremo poi la commissione urbanistica, e come dicevo, proseguiremo nell'iter. Non so se sono stato chiaro, se c'è qualcosa da aggiungere, ditemi voi, insomma. Una veloce replica. Sì, non sono chiarissimi i motivi di esclusione delle altre aree. Ovviamente sulla necessità della sede, non era assolutamente in discussione, era proprio il processo, no, che ha condotto, e ho pensato ovviamente in questa sede, giustificare in questa sede, quindi in una sede ufficiale, quindi le esigenze della Protezione Civile di individuare quella sede, quell'area, proprio in risposta delle esigenze precise, ecco, per cui ci aspettiamo magari in commissione di poter vedere meglio questo progetto, comunque come va a rispondere, perché proprio quell'area, e perché non il centro sportivo, e perché non, vabbè, il giardino della scuola, oddio, quello avrei qualche dubbio, insomma, sicuramente l'altro era sicuramente il centro sportivo, ecco. Sì, l'anticipo brevemente, poi la vedremo in commissione. In realtà è proprio la localizzazione dell'area, anche il gruppo di Protezione Civile
riteneva che l'area presso il centro sportivo era parecchio delocalizzata, cioè parecchio posta all'esterno del centro abitato e anche magari in situazione un po', tra virgolette, poco controllata. Questo era il dubbio, diciamo, in questa sede devono metterci delle attrezzature che sono anche parecchio costose e quindi l'idea di averla in un posto poco controllato era un po', diciamo, anche il gruppo di protezione civile era un po' dubbioso sulla collocazione. In realtà, guardando, ecco, anche la collocazione invece centrale di quest'altra area, che è proprietà dell'amministrazione comunale, sia come collocazione centrale rispetto a un ipotetico intervento, quindi centrale rispetto al centro abitato, ma anche proprio per una questione di controllo. Poi la guarderemo bene in commissione. Mi Bene, con un permette solo una forse. cosa, Sindaco? Non Sì. fa parte dell'interrogazione, ma proprio un'informazione. È in programma l'acquisto del mezzo nuovo per la... È giusto? Sì, nel senso che adesso il gruppo di protezione civile sta facendo fare dei preventivi, anzi in realtà ha già fatto fare dei preventivi per l'acquisto del nuovo mezzo, sia il comune di Veduggio sia il comune di Renate hanno messo a bilancio la cifra per poterlo acquistare, speriamo nei prossimi mesi di riuscire ad acquistarlo, insomma. Bene, non so se sull'interrogazione ci deve essere chi ha presentato l'interrogazione deve dire. Dichiarare se è soddisfatta o meno. Ah, ecco, perfetto. Prego. Sì, direi che quasi interamente soddisfatta. Bene. Grazie. Ok. A questo punto il Consiglio Comunale direi che può essersi concluso perché l'ultimo punto all'ordine del giorno era proprio l'interrogazione. Siamo dimenticati di aggiungere, vabbè, magari faccio una breve considerazione finale. Solitamente mettevamo il punto situazione Covid, in realtà non l'abbiamo messo, però vi aggiorno comunque brevemente sulla situazione. Abbiamo avuto questi mesi di tranquillità, nel senso che da dicembre fino alla scorsa settimana la situazione era molto tranquilla, mentre abbiamo avuto quel picco famoso nel mese di ottobre, barra novembre, dove abbiamo avuto anche 80 persone positive in un periodo, dopo un'estate molto tranquilla, il tutto si è tranquillizzato e sistemato. Sembrerebbe che in quest'ultima settimana qualche contagio, cioè abbiamo viaggiato, diciamo, in questi mesi dai 15 ai 25, alle 25 persone, ecco, positive. In realtà, ecco, erano proprio focalizzati su nuclei familiari, no? Il nucleo familiare poi diventava negativo, l'altro nucleo familiare. Quindi. Però erano, diciamo, situazioni piuttosto tranquille. Sembrerebbe invece che ultimamente un leggero incremento, siamo arrivati, l'ultima comunicazione di oggi, siamo arrivati a 35. Quindi sembrerebbe che in questi ultimi giorni una leggera risalita ci possa essere. Speriamo di no, speriamo che siamo solo. Ecco. Fino adesso non abbiamo ancora avuto quell'incremento che hanno avuto tutti i grossi centri. Non abbiamo evidenza di casi particolarmente gravi, anche se in realtà le comunicazioni non sono poi così sempre precise, perché mentre nell'ultima segnalazione di ATS abbiamo solo segnalati come Covid più a domicilio, in realtà abbiamo saputo che invece c'è una persona quantomeno ospedalizzata che però non viene segnalata. Ecco, quindi non sempre i dati sono così precisi. Anzi, poi ci sono in queste 35 persone ce ne sono 3 o 4 che si vedono in giro, ma non perché sono negative, ma non vengono poi segnalate come negative. Però vabbè. Diciamo che nel nostro paese riusciamo a tenere sotto controllo la situazione in generale, che per adesso è relativamente tranquilla, speriamo che non prenda una brutta piega come sta facendo, sembrerebbe a livello regionale nei grossi centri. Quindi questa è un po' la situazione
contagiati Covid. A questo punto io vi ringrazio per la partecipazione, è stato un consiglio comunale convocato di fretta e furia, dietro che c'erano queste scadenze, ecco, vi ringrazio per la pazienza, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo consiglio comunale o a qualche altra commissione. Grazie mille, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Chiedo al segretario.